Da oggi l'alcol non si usa più solo per le pulizie di casa. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Inizia una nuova mini rubrica su Arte per te. Chiacchieriamo insieme della tecnica Alcohol Ink, gli inchiostri ad alcol, una tecnica veramente composita, piena di mirabolanti esempi sul web che vi invito a cercare. Basta che cerchiate alcol ink, vi uscirà un mondo di colore e infatti i colori ad alcol sono veramente fantastici. Questo video, che è un video di premessa, vi spiegherò tutto il materiale, cos'è, dove si compra, cosa occorre e come si usa. Quindi sul piano da lavoro troverete queste nozioni, vi farò anche un piccolo esempio pratico. Dopodiché nelle lezioni successive metteremo in pratica la tecnica. Nella seconda lezione sarà una lezione super speciale, voltata al risparmio sostanziale, però poi cominceremo a disegnare con l'alcol in maniera spedita. Vi farò conoscere tantissime tecniche e tantissimi escamotage che qui sul tubo non vi dice nessuno, promesso! E allora spostiamoci di là e vediamo per dipingere con alcol ink cosa necessiterà. Ed ecco l'occorrente per creare una alcol ink basica. Allora, oggi faremo un dipinto con inchiostri ad alcol, ma prima di addentrarci in questo coloratissimo e bellissimo mondo devo necessariamente introdurvi i materiali basici. Partiamo da ciò che avete in casa. Vi servirà dello scotch carta o qualunque scotch, perché la carta che andremo ad isolare prende anche lo scotch normale. Un qualunque stuzzicadenti va benissimo. Io userò ovviamente un bulino perché ce l'ho. Poi delle cannucce per muovere il colore. Vi sto facendo vedere proprio le cose basiche solamente per provare e non spendere tanti soldi. E poi i colori ad alcol. Allora, i colori ad alcol li troverete facilmente su internet, nelle cartolerie, nei negozi di belle arti, solo in quelle super fornite. Ce ne sono di 200 milioni di marche. Questi sono della Pentart e derivano dalla mia vecchia collaborazione con la Bobanni, quindi non li ho acquistati, ma molto presto me ne arriveranno degli altri da Amazon che ho acquistato io e ve li mostrerò. Questi dovrebbero esserci su Amazon, se li trovo ve li metto qua sotto, o comunque vi metto quelli che ho acquistato per me che mi devono ancora arrivare, ma avevo fretta di farvi il video. Cosa sono? Sono dei colori ad alcol, c'è scritto qui piccolo alcolic ink. L'importante è che abbiate una gamma colori non vastissima. Blu, rosso, giallo vanno già bene e poi un diluente. Un diluente servirà, è un medium, quindi il puro alcol, che servirà, non è questo, è questo, che servirà a far spandere il vostro colore e ad allargarne le pozze. Ora vedremo insieme. I colori hanno gli stessi nomi, ce ne sono diversi tipi: orange, coral blu, papavero, brown. Insomma, io ho una gamma colori molto selezionata perché è quella che mi è arrivata, non ho potuto sceglierla io, ma se dovessi suggerirvi, vi suggerirei un bel giallo, un bel rosso, un bel blu, col blu e col giallo fate il verde, col rosso e col giallo fate l'arancio e via discorrendo. Questi colori sono dei colori molto liquidi, molto volatili, perché il medium è l'alcol e quindi devono essere lavorati molto velocemente, a meno che appunto non usiate il diluente e quindi i tempi si allungano. La cosa più importante di tutta la tecnica è la carta, che non è una carta normale, ma è una carta sintetica. È l'unica grande marca in commercio, è questa, la Yupo Paper, che ha un po' il monopolio delle carte per alcol ink, da quello che ho potuto vedere su internet. Ma non vi preoccupate, perché Ombrettina Vostra sta cercando un'alternativa homemade molto molto più economica, ve ne parlerò nel prossimo video. Intanto prendete buono per questo, perché se volete fare una tecnica fatta bene, pura, questa è la carta che fa per voi. È una carta sintetica, quindi plastica, molto
molto liscia, non si strappa facilmente, per intenderci, e fa appoggiare il colore senza assorbirlo, crea una sorta di pellicola. Questo formatino qui, guardate quanto è piccolo, ed è 12,7 x 17 x 78 cm, mi è costata più di 10 euro, se non ricordo male. Vi metto il link qua sotto, la trovate solo su Amazon o sui siti specializzati, ma su Amazon avete più scelta e più varietà nei prezzi e nei formati. Allora, la carta ve la faccio vedere comunque, la tiro fuori, si presenta così, è bella flessibile, è abbastanza spessa, vedete, ed è anche molto liscia e bianca. Bene, io l'ho fermata qui sul mio piano da lavoro e sono pronta per cominciare a giocare con voi. E vi occorreranno a fine lavoro, non per la tecnica di per sé, ma per una definizione che io oggi darò a quello che sperimenteremo insieme, una penna in gel bianco e una penna ad inchiostro nero. Io ho una 07 Staedtler delle permanenti, e sono delle penne waterproof, per intenderci, e una qualunque penna in gel bianca, ma non sono necessarie per la tecnica, sono necessarie per l'evoluzione che darò io, la sperimentazione che faremo insieme. E allora iniziamo subito. Ah, qui ho anche delle soluzioni alcoliche per i colori. In pratica queste, andando in contatto con i colori puri, dovrebbero trasformare i colori in altri colori. Ora vedremo, è la prima volta che li utilizzo, quindi divertiamoci insieme e non ci pensiamo troppo. Cominciamo subito. Gli erogatori devono essere aperti attraverso l'immissione di una punta metallica. State attenti a non pugnalarvi le mani, quindi con molta cautela spingete piano piano, roteando un po', quindi in modo tale che il perno, che il chiodo si impernei e si buchi. È possibile però che durante l'erogazione voi siete stati attentissimi e non volevate sporcare la carta, ma ciò nonostante vi sia successo. In tal caso, come cosa fare? Prendere un dischetto di ovatta, versare un po' di soluzione e ripulire il più possibile la carta solubilizzando il colore. Come vedete è molto molto semplice e il problema viene quasi del tutto facilmente risolto. Quindi non datevi per vinti, soprattutto nei primi tempi di pratica. Iniziamo subito e io faccio cadere proprio qualche divido il foglio trasversalmente. Prendo dei colori che mi piacciono e comincio a versarli. Utilizzo il diluente e dopodiché prendo una cannuccia e faccio camminare il colore. Versato il colore al centro, faccio cadere qualche goccia di diluente. Dopo aver macchiato consistentemente il foglio, come preferite, lasciate asciugare totalmente. Nel frattempo ne approfitto per dire perché ho due cannucce di spessore diverso, perché dal diametro della cannuccia dipende la spinta del soffio. La cannuccia più sottile dà un soffio più spinto, la cannuccia più grossa dà un soffio più soft. In più, per spandere il colore potete aiutarvi anche col bulino quando volete fare, che ne so, delle pieghe. Ad esempio, se io volessi tirar via parti del disegno o graffiarlo, potrei farlo tranquillamente anche con un bulino, ma su questo vi farò un video ad hoc. Intanto aspettiamo che si asciughi completamente.
Anche in questa fase, se vogliamo rimuovere qualcosa, una spugnetta imbibita del diluente basterà per tamponare. Certo, vi invia tutto, quindi state attenti. Lasciamo asciugare completamente, lascio depositare queste parti spesse perché a me proprio piace che sia anche un po' evidente, ma se voglio potrei stendere tutto con un soffio. Mi chiederete, il pennello posso usarlo? Perché no? Non è una tecnica, la tecnica non è indicata per il pennello, però volendo si può fare proprio tutto. Adesso cerchiamo di rallegrare questo dark mood che si è creato sul foglio, ma che mi piace tantissimo. Oggi sono così, un po' in spirito dark, cercando di mettere una qualche fantasia. Allora, innanzitutto io intensifico il nero con l'apporto di alcuni puntini con una penna. Sto usando della Staedtler la Pigment Liner numero 7, è una penna waterproof però adattissima anche a scrivere sul supporto sintetico, e come compendio sto usando una penna in gel bianca scrausissima, no, non è scrausissima, è della Pilot, pensavo fosse di una marca meno rinomata, e comincio a creare una circonferenza. Ok, quindi una circonferenza che sia più o meno tutto uguale, e faccio tanti fiori. Qui un soffione. In pratica adesso dovete dare voi un senso a queste macchie, se volete che da qui ne esca qualcosa di più figurativo che non una serie di macchie. Mentre se volete lasciare un astratto, vi consiglio una tecnica che scoveremo in un secondo momento, che è quella appunto per colatura, che oggi non ho trattato, oggi ho fatto solamente per gocciolamento, quindi la goccia rimaneva statica dov'era, mentre per muovendo il foglio, quindi non attaccandolo al supporto, si possono colare, diluire maggiormente questi colori e far venire fuori una serie di nuance molto molto delicate. Come al solito il mio supporto non è totalmente asciutto, ma voi lo sapete, io ho sempre fretta di concludere per vedere il risultato finale, ma la fretta non è buona consigliera, quindi voi aspettate che sia totalmente asciutto. Voilà, finito dopo un bel po' di finito, ma non lo so se è finito, diciamo che ho definito tutti quelli che sono i fiori. Adesso potrei mettere, ma volendo, dei chiaroscuri, per esempio, per intensificare alcune parti e metterne in luce altre. Per esempio, qui su questi fiorellini. Tirar fuori delle luci
È un lavoro che può diventare infinito, ma a me serviva semplicemente come prima base per inserirvi in questo variopinto mondo. E allora adesso metterò in doppio, vedete, adesso andrò a ripassare alcuni dei bordi per renderli maggiormente evidenti magari rispetto ad altri e rendere maggiormente il movimento dei fiori. Ognuno di voi troverà la propria immagine, ognuno di voi troverà il proprio mondo immaginifico all'interno di queste macchie. Bene, tiratelo fuori e divertitevi. Ed ecco qui il nostro lavoro finito. Bene, io in videocamera lo vedo più fievole di come in realtà si vedono i bianchi. Ho nettato tutti i bordi poi con alcol e un cotton fioc, una cosa molto semplice per dare questo effetto un po' fotografico. E allora guardate che bello, guardate che lucido. Io spero di far rendere meglio lo stacco del bianco sui colori ad alcol attraverso il bilanciamento cromatico nelle foto. È molto evidente ed è molto gradevole da vedersi. Bene, vi lascio le foto quindi e noi ci vediamo dopo. E fate conto che quello che vedrete nelle foto è molto più fedele di quello che vedete in videocamera, perché le luci falsano sbiedendo moltissimo, rubano moltissimo del colore. Quindi vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Avete visto quanti nuovi materiali? Li conoscevate? Sono sicura di no. Il mondo dell'arte è un mondo talmente vasto che non si finisce veramente mai di conoscerlo. Grazie a voi e grazie all'Arte per Te io ho potuto ampliare la mia conoscenza su quello che è il panorama artistico, che non vi nego sarebbe rimasto molto più piccolo se non avessi proprio valicato le porte del web. E allora sono quindi vi devo ringraziare anche per farmi conoscere e progredire nelle mie tecniche. Gli inchiostri ad alcol sono fantastici per essere utilizzati così, ma non soltanto in maniera astratta, anche figurativa e anche in tecniche miste. Nelle lezioni che seguiranno a questo video, non subito ma cadenzate nella programmazione di Arte per Te, vedremo gli sviluppi di questa intrigantissima tecnica. Intanto qua sotto vi lascio i link del materiale se volete andare a spulciare, vedere di cosa si tratta, come sono composti, dove si trovano, prendere magari appunti. E per il resto niente, vi do appuntamento al prossimo video. Vi aspetto sempre sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Vi aspetto sempre su Instagram, cercate Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso come sempre. E se vuoi supportare la marcia di Arte per Te sul web, puoi contribuire tramite il pulsante PayPal che trovi sulla home page del canale. Qua ti lascio il link dove ti spiego tutto. Se potrai, bene, ma se non potrai, grazie lo stesso, anche solo per aver visto il video fino a questo punto. Quindi grazie di cuore a tutti per esserci sempre in diversificata maniera. Che fa? Ci sarete anche per il prossimo video? Io lo spero tanto, vi aspetto sempre qui. Da Ombretta e da Arte per Te, per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!